Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Exotic Farm Canale. In questo nuovo video andremo a parlare di un argomento molto interessante, ovvero l'incrocio dei pesci, l'ibridazione e il mantenimento in purezza. Innanzitutto occorre spiegare cosa significano questi termini. Io direi di partire dall'incrocio. L'incrocio è una riproduzione che avviene tra pesci della stessa specie ma di varietà diverse. Un esempio può essere tra dei guppi, per esempio un guppy blonde e un guppy half black. I pesci che verranno fuori saranno degli incroci di varietà. Oppure per esempio un incrocio tra un blackmore e un oranda. Sono sempre pesci rossi, sempre Carassus auratus, però di varietà diverse. Poi abbiamo l'ibridazione, ovvero la riproduzione tra pesci di specie diverse ma dello stesso genere. Vi faccio un esempio. L'esempio più comune può essere l'ibridazione tra guppi, ovvero Poecilia reticulata, e l'handler, ovvero Poecilia wingei. I pesci che verranno da quella ibridazione saranno appunto degli ibridi. Un altro esempio può essere tra lo scalare e l'altum, ovvero Pterophyllum scalare e Pterophyllum altum. In questo caso parliamo di pesci di diversa specie e di conseguenza ibridazione. Come ho detto, i pesci per l'ibridazione generalmente sono dello stesso genere. Questo perché gli organi riproduttivi devono essere affini e di conseguenza potersi riprodurre insieme. Un altro esempio di ibridazione può essere tra la carpa e il carassio, quindi pesce rosso Carassius auratus e appunto la carpa Cyprinus carpio. I pesci che si ottengono dalle ibridazioni possono essere sia sterili che perfettamente fertili. Nel caso per esempio dei guppi e dell'handler viene fuori una prole perfettamente fertile. A questo punto arriviamo a quello che mi sta più a cuore, ovvero il mantenimento in purezza. Innanzitutto, cosa si intende per purezza? Per purezza intendiamo dei pesci che vengono mantenuti. Mantenuti vuol dire allevati, quindi tutti i cicli vitali vengono ottenuti in vasca, quindi dalla nascita alla crescita alla riproduzione e all'allevamento poi della prole, e appunto vengono allevati in purezza. Ovvero una specie pura, e per pura per esempio possiamo intendere gli handler. Io gli handler li allevo in purezza. Ho due vasche per due varietà, una per i black bar e una per i green lime. Nelle vasche sono presenti solo loro e ovviamente non vengono mai incrociati o ibridati con altri pesci. Di conseguenza la specie rimane pura. Se io per esempio i miei handler li mettessi insieme in una vasca e quindi green lime con black bar, andrei ad ottenere degli incroci, quindi non più puri. Oppure se i miei handler li mischiassi insieme ai guppi, andrei ad ottenere degli ibridi. Per quanto riguarda la purezza delle specie che noi troviamo in negozio, molto spesso è difficile capirlo. Vi faccio un esempio: se noi prendiamo degli scalari, quindi appunto il Pterophyllum scalare, quelli che generalmente troviamo in negozio sono degli incroci di varietà. Di conseguenza la specie è sempre Pterophyllum scalare e quindi non è ibrida. Però comunque le varietà non sono in purezza. Come vi ho detto nel precedente video, per esempio il mio Marbled non è un Marbled puro, infatti sarà stato incrociato molto probabilmente con altre varietà. Con questo non sto dicendo che, visto che trovare pesci puri in negozio è molto difficile, noi dobbiamo dare già per scontato che siano incroci e di conseguenza incrociarli ulteriormente. Cerchiamo sempre di prendere pesci di sana e robusta costituzione e di qualità abbastanza alta. Infatti sul canale porterò dei video dove vi spiegherò come scegliere in negozio i pesci di qualità più alta. Questo ovviamente lo farò per i pesci in cui ho competenza, quindi non lo farò mai per degli Oscar, ma lo potrò fare per dei guppi, per degli handler, per dei pesci rossi, per delle koi, tutti i pesci che io allevo, riproduco e anche in quantità. Bene, detto questo, direi di passare a quello che penso io riguardo queste tre cose. Per quanto riguarda l'ibridazione nei pesci, quindi nell'acquariofilia, io sono assolutamente contrario. Come vi ho detto già nel precedente video, io a casa in questo momento ho degli ibridi tra guppi ed handler. Perché purtroppo l'estate scorsa, per una mia distrazione più che altro, perché dovevo starci più attento, una guppia è saltata nella vasca degli handler e si sono accoppiati. Di conseguenza poi lì è andata tutta un'ibridazione e tutta una generazione di ibridi. Questi pesci, come vi ho già detto, non usciranno mai dal mio allevamento, perché gli ibridi, soprattutto tra guppi ed handler, possono ulteriormente vanificare il lavoro degli allevatori che tengono gli handler in purezza e quindi rovinare ancora di più la specie, che purtroppo è fortemente minacciata. Poi c'è anche un altro discorso a livello etico. Bisogna andare a creare degli ibridi, quindi mettere le mani nella genetica e mettere le mani in quello che è la natura ha fatto? Io personalmente penso che la natura ha già fatto qualcosa di bellissimo e quindi non ci sia bisogno assolutamente di andare a, tra virgolette, manomettere quello che ha già creato. Poi è ovvio che con la selezione, quindi con gli incroci e tutto quanto, si siano andati a creare quelle che sono delle varietà di pesci che in natura non troviamo. Anzi, mi fa molto piacere.
E soprattutto molto spesso si vanno a creare dei pesci, come può essere il flowerhorn, che è un ciclide, spero di pronunciarlo in modo corretto, che appunto è un'ibridazione tra due diverse specie di ciclidi, e si va a creare un pesce che comunque non è perfettamente abilitato al nuoto, con delle escrescenze sulla nuca e altro. Poi lì si va a intaccare anche il discorso selezione, per esempio tutti quei pesci rossi con tutte quelle escrescenze, come per esempio il carassio occhio a bolla, ovvero quello lì con appunto quelle bolle di liquido davanti gli opercoli del pesce, oppure quelle che sono tutte quelle varietà balloon, per esempio i molli oppure gli Oscar, vedevo ieri in un video. Però questo è un argomento a sé, magari lo tratteremo in un video a parte. Quindi tornando all'ibridazione, io ne sono assolutamente contrario. Come ho detto, quelli che ho in casa non usciranno mai dal mio allevamento e rimarranno qui fino alla fine dei loro giorni. Per quanto riguarda gli incroci, io dico che lì bisogna vedere di che pesci stiamo parlando. Se per esempio andiamo a incrociare dei guppi per andare a creare delle nuove varietà e quindi poi andare a consolidare quella genetica che abbiamo creato e creare magari proprio appunto una nuova varietà. Ma questo è un discorso di incroci e o selezioni che dura molti anni e che comunque andrebbe poi spiegato meglio in un altro video. Quindi in parole povere, sono contro l'ibridazione, sono pro in alcuni casi dell'incrocio e sono assolutamente pro per il mantenimento in purezza. Quindi andarne a mantenere quella specie pura per i futuri anni. E soprattutto anche per salvaguardarla, questo perché se noi andassimo sempre a incrociare e ibridare, la specie pura poi non verrebbe più allevata e si andrebbe a perdere, perdendo appunto una specie molto importante. Io, come vi ho detto, personalmente nel mio tra virgolette bagaglio acquariofilo mi porto dietro sia il mantenimento in purezza, l'ibridazione che l'incrocio. Come ho detto, l'ibridazione non sono assolutamente pro, ma mi è capitato e di conseguenza ne prendo atto e devo agire in modo tale da non creare ulteriori danni alle specie. Quindi detto questo, io spero di aver chiarito un po' di dubbi in merito a questo argomento, spero che il video vi sia piaciuto, vi ho dato anche un mio parere, che ripeto è un mio parere, quindi quello che penso io, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Detto questo, io ho concluso, come sempre vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi volevo ringraziare per come è stato accolto il precedente video, ovvero il tour delle mie vasche, oltre 700 visualizzazioni nelle prime 24 ore, più di 100 commenti e tante condivisioni. Quindi detto questo vi ringrazio ulteriormente, vi chiedo di iscrivervi sia al canale YouTube che Telegram per rimanere sempre aggiornati, condividere il video sui social, commentare qui sotto con domande, chiarimenti o qualsiasi altra cosa che mi volete dire. Vi do appuntamento al prossimo video, ovvero domenica mattina, e ciao a tutti.